Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le lampadine Volk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per far durare di più le lampadine ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita, o, se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Per accedere e sostituire le luci dei fari posteriori, bisogna aprire il bagagliaio e togliere tutto il blocco del faro. Apri il portellone. Rimuovi le due viti di sostegno esterne del faro usando un cacciavite a stella. Tira sul faro, delicatamente in senso orizzontale, per rimuoverlo. Afferra la base con le dita e ruotala di un quarto di giro verso sinistra. Per rimuovere la lampadina, spingi e svita di un quarto di giro. Prendi la nuova lampadina. Inserisci la nuova lampadina nella sua presa. Poi inserisci il tutto nel faro e ruotalo di un quarto di giro verso destra. Per sostituire la lampadina dell'indicatore di direzione, esegui la stessa operazione, rimuovendo prima il cavo dalla guida in plastica. Prendi la nuova lampadina. Rimetti a posto il cavo. Ok ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Il fanale viene tenuto in posizione da un'aletta inserita nella carrozzeria. Rimetti il faro nel suo alloggio. Riavvita le due viti di sostegno del faro. Per sostituire le lampadine posizionate dentro al portellone, sgancia la copertura in plastica. Puoi aiutarti con un cacciavite. Afferra la base con le dita e ruotala di un quarto di giro verso sinistra. Per rimuovere la lampadina, spingi e svita di un quarto di giro. Prendi la nuova lampadina. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Esegui la stessa operazione per la seconda lampadina. Rimetti a posto il tappo di plastica. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justul. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.